Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, buon mercoledì con l'invito, essendo questo il giorno giusto, a passare in edicola non solo per prendere il quotidiano, ma anche il settimanale. La verità e Panorama, potete fare l'abbinamento alla nostra rassegna. Allora, tre temi. Per un verso, il caos su AstraZeneca. Se fossimo tifosi delle spiegazioni giudiziarie delle cose e della vita, potremmo dire che, politicamente parlando, il ministro Speranza ha reso piena confessione. Nel senso che ieri, in un'intervista online, una video intervista al sito del Corriere della Sera, ha candidamente detto: "Ma come nasce lo stop ad AstraZeneca? Ce l'hanno chiesto i tedeschi." Bel capolavoro. Del resto, lo avevamo capito dai retroscena ieri, non astutamente, diciamo, costruiti con collaborazione della comunicazione di Palazzo Chigi, oseremmo suggerire, non si fa un gran servizio al presidente del Premier italiano che di fatto si allinea, sia pur controvoglia, ai desiderata della signora Merkel. Mentre Speranza parlava al Corriere della Sera, la figura principale, la signora alla guida dell'EMA, l'autorità di regolazione europea, pur confermando che la decisione vera e propria avverrà domani, giovedì, però già ieri anticipava difficilmente controvertibili, e cioè punto primo, che non c'è correlazione allo Stato tra somministrazione del vaccino, eventi di trombosi, eccetera. Secondo, che non ci sono in coloro che hanno avuto l'inoculazione numeri maggiori rispetto a quelli della popolazione generalmente intesa. Terzo, che non ci sono dati peggiori rispetto a chi ha avuto AstraZeneca che rispetto ad altri vaccini. Capite bene che a questo punto, stando così le cose, la decisione è stata tutta politica. I giornali valorizzano il fatto che c'è stato poi in serata un colloquio Draghi e Macron, il premier italiano e il presidente francese avrebbero convenuto riaccelerare. Alcuni giornali enfatizzano questa intesa Roma-Parigi, che per un figurone, nel senso che avrebbero potuto pensarci prima. E resta però una doppia questione di fondo. Primo, la frittata è fatta, come scrive oggi molto bene su Atlantico Quotidiano il direttore Federico Punzi, e la frittata è la lesione alla fiducia dei cittadini, che è un elemento essenziale in una campagna di vaccinazione. Chi se ne assumerà la responsabilità? Chi si assumerà la responsabilità dell'inevitabile rallentamento proprio quando la campagna vaccinale italiana sembrava essere in accelerazione? Secondo, il tema geopolitico, Europa continentale, diciamo pure Germania contro Anglosfera. Oggi è rimasto un ultimo giapponese sull'isolotto a dare la colpa a Londra, ed è Bonanni su Repubblica. Lo vedremo. È francamente incredibile che ancora vengano proposte tesi di questo tipo. Secondo tema della giornata è stata rivista a ribasso, da oltre 30 a 12, la composizione del comitato tecnico-scientifico. Sono entrate anche delle figure, come si dice, esperte della curva di crescita delle varie ondate, però insomma, sembra più un rimescolamento, perché poi al vertice c'è il solito Locatelli e il portavoce sarà il solito Brusaferro, quindi qualcuno può valorizzare gli elementi di discontinuità, qualcun altro inevitabilmente potrà dire: "Vabbè, sì, però al volante della macchina ci sono sempre quelli là." Terzo argomento è un po', spostiamoci sulla Luna, il Partito Democratico, dove ne è successa un'altra. Si è appena insediato un segretario, stava ieri tenendo una conferenza stampa nella quale insultava Salvini come d'abitudine, con d'habitude, visto che, diciamo, Letta viene da Parigi, mentre però si dedicava a insolentire il cellulare, arrivavano i messaggi dell'annuncio a sua insaputa, sua di Letta, della candidatura a Roma dell'ex ministro dell'economia Gualtieri. Una forzatura del PD romano. Letta non lo c'è anche per, diciamo, la rubrica del divertimento della giornata Calenda, che dice: "Ma così ci si divide." È proprio lui che, diciamo, non sembra esattamente un tessitore di unità. Vedremo quello che verrà fuori. Stefano Folli però dice: "Guardate, caro Partito Democratico, non tutti i mali vengono per nuocere, perché comunque in questo modo dovrete
distinguervi dai grillini e anche qui con ragione Folli dice però anche il centrodestra che avrebbe numeri maggiori che teoricamente parte in pole position, il candidato non ce l'ha e tantomeno una classe dirigente, diciamo che si candidi autorevolmente. Sul versante di sinistra si parla a questo punto di primarie, ma insomma, chissà se servono più le primarie o i primari, vista la situazione. Vabbè, questa battutaccia è greve, qualcuno dirà hate speech. Allora, ritiriamola e andiamo alle prime pagine dei quotidiani. La verità. Gli scienziati, foglio di fico, comanda la Merkel e ci rovina. La decisione di bloccare AstraZeneca è politica, nessuno si è neppure degnato di chiedere informazioni agli inglesi. La cancelliera si è imposta agli altri paesi per fronteggiare difficoltà interne. Tanto ha il paracadute delle dosi extra di Pfizer. I cocci sono nostri, ora che cosa racconterà Speranza agli italiani? Così l'apertura della verità che ci consente anche di ricordare un'altra cosa che nel sommario von der Leyen, tutta contenta, dice, ma adesso arrivano 10 milioni di dosi di AstraZeneca, brava, di Pfizer, brava, ma 10 milioni diviso 440 milioni di europei, vedete voi, diciamo quante decine di minuti durano. Andiamo a vedere il Corriere della Sera che cerca di enfatizzare il lato, diciamo, proattivo della questione. Draghi e Macron, la loro telefonata, pronti a ripartire con i vaccini, il titolo è tra virgolette, quindi misura si sintetizza. Il Fatto Quotidiano a difesa del proprio eroe caduto Arcuri. La tesi è Arcuri sta facendo giustizia delle spese matte delle regioni. Regioni, spese folli sgonfiate da Arcuri. Quindi, insomma, il risparmioso Arcuri trafitto per questo. Questa, diciamo, è la versione curiosa del fatto. Il giornale, il Covid fa 500 morti. Il vaccino, nessuno. Il Tempo cerca di leggere in positivo la notizia del CTS, la strage degli scienziati di Conte. E Becchi, tempo di leggere, ma ve lo segnaliamo, auspica che si apra una fase di maggiore trasparenza anche con pubblicità e conoscibilità dei verbali delle sedute dell'ora più snello comitato scientifico. La Stampa, crisi AstraZeneca. Il piano Draghi e Repubblica che, diciamo, enfatizza, forse ci permettiamo di dire con troppo ottimismo, ma speriamo abbia ragione Repubblica, il nuovo arrivo delle dosi Pfizer vaccini. Ora l'Europa chiede aiuto a Pfizer. Va bene, allora questo è il quadro. Facciamoci aiutare da qualche articolo della verità, un po' come doverosa vetrina per questa rassegna un po' per introdurci ai temi. Il direttore Belpietro, che naturalmente è molto duro con quello che è accaduto, scienziati ridotti solo a paravento, decide la Merkel e ci mette nei guai. Belpietro ricostruisce cronologicamente e logicamente la consecutio, la Germania che solleva il problema e improvvisamente Francia, Italia, Spagna che si allineano. Un collega che vive a Berlino mi spiega, è una questione eminentemente politica, in Germania sono nati i Novax e qui da sempre c'è diffidenza nei confronti dei vaccini. In un momento come quello attuale, con la CDU in difficoltà e i Verdi in ascesa, Merkel dunque va con i piedi di piombo, il senso è chiaro. Per lei e per un partito in cerca di consensi, la cosa migliore era fermare AstraZeneca, anche perché, come ho spiegato ieri, i tedeschi possono sempre contare su 30 milioni di dosi di Pfizer-BioNTech che hanno comprato fuori dagli accordi europei. Insomma, per loro lo stop era la soluzione più facile, ma per noi non abbiamo le scorte di altri medicinali. Così Belpietro. Da segnalare è naturalmente Carlo Tarallo che spiega come ci sia un doppio immediato danno per l'Italia. Primo, di rallentamento. Si stimano, nella migliore delle ipotesi, 2 settimane di frenata. E secondo, mi permetto ancora più pesante, il crollo di fiducia. A questo punto la puoi girare come vuoi, ma tanti si sentiranno spaventati, magari ingiustamente, io penso ingiustamente, ma legittimamente, poi non è che si può dare la colpa ai cittadini. E infatti Tarallo scrive, la frenata sulla AstraZeneca indebolisce il piano e fa crollare la fiducia degli italiani. Ragiona anche su, diciamo, come dire, una contraddizione in termini logici di alcuni, diciamo, della vulgata mainstream, il vice direttore della Verità Martino Cervo, la riscoperta del rischio ci manda ai matti. Dice, ma come?
Ci hanno fatto una testa così col principio di precauzione, in nome del quale chiudono tutto, e ora però non varrebbe più per i vaccini. Il ragionamento di Cervo non fa una grinza. Il più incrollabile di questi assunti è quello, precipitato nei sempre meno giustificabili lockdown, che sia possibile, giusto e sensato, mirare a una società a rischio zero di Covid. Il corollario di questa idea ardita, difesa nei fatti a ogni passaggio decisivo della battaglia contro la pandemia, è amplissimo. Essa ha motivato le chiusure, le ulteriori restrizioni, il blocco delle scuole, la serrata dei ristoranti, quella degli impianti sciistici, i coprifuoco, i danni sanitari incalcolabili di cure e diagnosi sospese per le altre patologie. Si è scelto, in forza di un principio di precauzione eretto a vette babeliche, di spingersi verso l'utopia di un divieto di contagio che la realtà ha mostrato impossibile e con una pletora di controprove piuttosto convincenti. Ora, è davvero lecito stupirsi quando lo stesso principio di precauzione assolutizzato viene applicato con tutti i debiti di stinguo sui vaccini? Quindi Belpietro richiama, diciamo, i parossisti e i paranoici del principio di precauzione a non diventare improvvisamente, diciamo, più liberali quando si tratta di vaccini, siano coerenti, diciamo, evitino le targhe alterne. L'ultimo pezzo che vediamo in questa introduzione è però quello che va al bersaglio più grosso ed è il pezzo di Camilla Conti, che già ieri aveva messo i lettori della Verità sulla strada più giusta, il tema geopolitico. Gli indizi sul giallo dello stop al vaccino conducono tutti alla manina tedesca. Occhio però, perché ieri la Conti affrontava, diciamo, la questione generale, oggi va a trovare anche, diciamo, gli indizi precisi. Va bene, l'incipit è la confessione, diciamo, l'abbiamo chiamata così, resa da Speranza al Corriere Online. La decisione di sospendere AstraZeneca è di natura precauzionale ed è emersa dopo una valutazione tedesco per i vaccini, Paul Ehrlich. Più chiaro di così, il ministro della Salute Speranza, eccetera, eccetera. E attenzione però alla parte successiva del ragionamento della Conti. Eccolo qua, andiamo. Come abbiamo scritto ieri, il colpo di grazia al vaccino del gruppo anglo-svedese, arrivato dopo mesi di scontro con Bruxelles, potrebbe avere un effetto positivo sull'arsenale dei vaccini della Germania, dove risiedono le sedi centrali di CureVac e BioNTech, alleata dell'americana Pfizer, nonché buona parte degli stabilimenti di produzione. La stessa Pfizer, prima del rilascio dei vaccini destinati all'Europa, fa testare ogni lotto dal laboratorio ufficiale di controllo dei medicinali, ovvero il citato istituto Ehrlich. Non solo. Nel team degli affari regolatori sui virus dello stesso istituto tedesco lavorava Anna Roth, occupandosi in particolare delle questioni normative durante il processo di autorizzazione all'immissione in commercio. Questo fino a marzo 20, quando la Roth, dopo appena 19 mesi all'Ehrlich, è diventata responsabile di tutta la ricerca e sviluppo sui vaccini di BioNTech. E allora capite bene che, come alla settimana enigmistica, unire i puntini ci fa capire che c'è un tema geopolitico generale, Germania versus Brexit, e anche una questione industriale, diciamo chiaramente, BioNTech e CureVac contro la casa anglo-svedese. Peraltro, qualunque giornale sceglierete di acquistare, vi racconta la conferenza di ieri della esponente dell'EMA, che in modo imbarazzato deve confessare le tre cose che vi dicevamo all'inizio: nessuna correlazione, nessun dato peggiorativo di AstraZeneca rispetto ad altri vaccini, nessun dato peggiorativo tra i vaccinati AstraZeneca e la popolazione comune in termini di eventi trombotici, se si può dire così. Il Corriere della Sera, il pezzo firmato da Francesca Basso e Marco Galluzzo, racconta la telefonata Draghi-Macron. Peraltro c'è una cosa abbastanza interessante che oggi però non viene molto ricordata. Occhio, perché oggi giustamente si puntano i riflettori in negativo sulla Merkel, ma è il primo a fare un'operazione di disinformazione su è stato proprio Macron, quando lanciò la bolla e la balla del vaccino inglese che sarebbe stato inefficace o addirittura lasciò intendere dannoso sulle persone più grandi di età, cosa che poi è stata, diciamo, esclusa. Vedi, anche qui, diciamo, anche Parigi ha la sua parte di responsabilità in questa vicenda.
Non svegliate, diciamo, quelli del Corriere della Sera, ma insomma, si è svegliato Federico Fubini che con il suo tempo si rende conto che c'è una questione geopolitica. Il peso della Brexit e il ruolo di Pfizer, quindi c'è un problema. Il più grande affare di sempre per l'industria del farmaco, nel 21 si venderanno 10 miliardi di dosi e si rende conto di tutto questo e evoca questi temi. Ve lo segnaliamo, andiamo a vedere la parte più succosa del pezzo di Fubini. Di certo la Germania deve gestire un oggettivo conflitto di interessi. Ha finanziato con quasi 400 milioni di euro di denaro pubblico la tedesca BioNTech, alleata di Pfizer. L'Italia stessa sta cercando di conquistare una licenza Pfizer per produrre vaccini, al più presto, alla fine dell'anno, probabilmente presso la Thermo Fisher Scientific di Ferentino, provincia di Frosinone. E anche l'atteggiamento della Casa Bianca è cambiato, con decisioni prese Trump, negli Stati Uniti sono stati prodotti 60 milioni di dosi di AstraZeneca, ora da mesi in attesa di autorizzazione dei regolatori americani, però entro fine marzo la FDA dovrebbe dare via libera. Al gruppo inglese è stato chiesto di ricostruire da zero un campione, eccetera, eccetera. Però, insomma, anche Fubini oggi pone il tema. La stampa dà conto con particolare ampiezza della conferenza che vi abbiamo riassunto della signora Cook, la rappresentante di EMA. Tre commenti. Allora, spiace dirlo, ma insomma, l'incredibile commento di Bonanni su Repubblica, che fa una colonnina di critiche, diciamo, di maniera e doverose, al minimo sindacale, alla von der Leyen. Ma attenzione alla parte conclusiva, quando si parla dei ritardi nelle consegne da parte di AstraZeneca. Ordine del governo di Londra, Downing Street smentisce, ma forse non c'è stato bisogno di un ordine esplicito, visto che i rappresentanti del governo britannico, board della joint venture creata tra il colosso farmaceutico e l'Università di Oxford, che aveva messo a punto il siero. Fatto sta che la Gran Bretagna, che non ha mai avuto buchi nelle consegne del vaccino e ha anche ricevuto dosi di altri farmaci, ha immunizzato almeno parzialmente il 38% della popolazione e l'UE solo l'11%. Qualcuno può classificarlo come un danno collaterale della Brexit, qualcun altro potrebbe vederlo come la prima bordata di una competizione anglo-europea che non si esaurirà tanto presto e di cui Ursula von der Leyen rischia di essere la prima vittima. Ho capito, però se qualcuno è capace e qualcun altro no, qualcuno è veloce e qualcun altro è lento, non si può dare la colpa a chi è capace e veloce. La domanda è: perché l'Europa non ha prodotto vaccini propri? Perché è arrivata sempre tardi nella via libera delle autorità di regolazione? Perché non è stata capace di fare un deployment adeguato della campagna vaccinale? E poi si fa presto a dire c'è un ordine di Londra. L'argomento non sembra convincentissimo, perfino un osservatore sempre, diciamo, cauto e tendenzialmente, diciamo, empatico nei confronti dei governi, per il secondo giorno consecutivo è di malumore. È Marcello Sorgi sulla stampa che evoca un governo che inciampa nella confusione e lo ribadisce oggi. Udite, udite, perfino Travaglio riesce a essere spiritoso e obiettivamente oggi ha le sue ragioni e può prendersi una piccola vendetta dicendo, facendo un gioco, dicendo: ma è colpa di Conte? È una vera vergogna che Giuseppe Conte, schiavo di Trump e Casalino, grillino e dunque servo dei Novax alla Sara Cunial, sospenda per 3 giorni il vaccino AstraZeneca, fottendosene del verbo della scienza, cioè, insomma, fa tutta la caricatura immaginando che sia stato Conte, poi conclude, ultima riga: ah no, scusate, non era lui, come non detto. È bel capolavoro, bisogna dirlo, di Speranza che fa e di Draghi che si espongono perfino al sarcasmo di Travaglio. Brutta storia. Per chiudere questa prima pagina della rassegna, due cose tra il tragico e il comico, vedete voi. Ve lo ricordate che era stato messo a capo di una commissione internazionale di studio Mario Monti? Ecco, oggi ne dà conto a Marco Zatterin sulla stampa e ci informa che serve un trattato globale antipandemia. Ripensiamo la governance ONU perché è vecchia,
Monti presenta le conclusioni della sua commissione paneuropea sulla salute voluta dall'OMS. Tenetevi forti, occhio al caffè. Riformare la sanità, diciamo, dopo poderosi tagli, già, arriva lui e dice, beh, bisogna riformarla. A partire dai medici di famiglia, un comitato One Health che si occupi di uomini, fauna e terra. Quindi, One Health, la salute è tutta una, mettiamo insieme uomini, fauna e terra. Fauna e terra, quindi diciamo, un anziano e un furetto, una signora da vaccinare e un cerbiatto. No, questo è, una nostra, è un nostro sarcasmo, non tenetene conto. Poi il passaggio euromistico, in questo caso, è in chiave giustificazionista. Sono insoddisfatto di come l'Europa ha gestito il virus, ma non sono deluso. Era impossibile aspettarsi di più. Ci mancherebbe. Va bene, ma la stampa si supera sempre, perché devo dire, Massimo Giannini è riuscito, diciamo, laddove voi pensate che Giannini abbia già raggiunto le vette più alte, riesce a fare quella scalata in più che lascia indietro perfino gli scalatori più prestigiosi. Perché tra le editorialiste della stampa non vi bastava la Murgia, non vi bastavano le interviste settimanali a Landini, non vi bastava tutto. È arrivata da qualche tempo la signora Karima Mual, che verso ma questi sono affari loro, moglie di un ex ministro, oggi sottosegretario, quota PD, ma poi insomma è presenza televisiva molto aggressiva, immigrazionista, eccetera, come tutti sanno. E che cosa riesce a dire la Mual? Che è colpa dell'Occidente cattivo perché bisognava togliere il brevetto alle compagnie farmaceutiche, che quindi hanno investito per mesi, hanno fatto uno sforzo pazzesco, eccetera. Poi arriva la Mual e dice: no, è tutto del pueblo. Sono stati i membri più ricchi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a bloccare l'iniziativa da parte di circa 80 paesi in via di sviluppo, guidati da India e Sudafrica, a rinunciare alle regole dell'accordo sugli aspetti commerciali della proprietà intellettuale sui brevetti. I contrari alla deroga sono stati USA, Regno Unito e UE, quindi il cattivo è l'Occidente, come sempre. Sulla stessa posizione si sono schierati i 27 stati membri, compreso il nostro paese, nonostante nei giorni. E allora può dirlo al marito, diciamo. Al nostro paese, nonostante nei giorni precedenti 67 organizzazioni avevano firmato una lettera aperta al Premier Mario Draghi e ai presidenti di Camera e Senato affinché sostenessero la sospensione chiesta da India e Sudafrica. Va bene, toglie. Sul quotidiano della borghesia produttiva del Nord-Ovest, togliere i brevetti a chi ha investito. Va bene, facciamo l'esproprio proletario. In versione 2021. Veramente, complimenti anche all'editore Elkan. Complimenti. Va bene. Il comitato tecnico-scientifico. Abbiamo raccontato nel sommario che è stato, diciamo, sforzato. Non c'è più come coordinatore e portavoce il professor Miozzo. Al quale fa una domanda assai opportuna Mario Giordano sulla prima della verità, perché una volta, diciamo, promosso o rimosso, ora Miozzo va a fare consulenza sui temi della scuola, Miozzo ha fatto sapere che alla fine quello era un organismo inutile. E allora domanda a Giordano: ma che ci ha tiranneggiato a fare per 13 mesi? Allora, sulle nostre libertà va sciolto. A dirlo è Miozzo, il suo ex capo, fresco di una nuova poltrona all'istruzione. Tesi di Miozzo: l'Italia ha già il Consiglio Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, lo Spallanzani, il Bambin Gesù. E allora perché per oltre un anno ha presieduto un ente che non serve? La domanda di Giordano mi pare quanto mai opportuna. Spostiamoci sul versante del Partito Democratico, che vive un'altra sua fibrillazione, in questo caso innescata dalle comunali a Roma, che realisticamente, come le analoghe elezioni per Napoli, non si svolgeranno in primavera, ma si svolgeranno in autunno. Ciononostante, è maturo il tempo della scelta dei candidati. Il Corriere della Sera racconta la prima spina per Letta, la frenata su Gualtieri a Roma. Vediamo il racconto di Maria Teresa Meli, il blitz dei dem locali per vincolare il leader. E lui dice: com'è possibile
Quando ha visto la notizia, Enrico Letta non voleva credere ai suoi occhi. Non ha avuto nemmeno il tempo di aprire il dossier Roma. Com'è possibile? Già, la candidatura di Roberto Gualtieri veniva data dalle agenzie di stampa e dai siti come cosa fatta. Peccato che il segretario del PD non fosse stato avvertito, e se è per quello nemmeno Nicola Zingaretti, che pure aveva costruito con tenacia la candidatura dell'ex ministro dell'economia. Abbozza la spiegazione Lameli, idem Capitolini hanno sperato di poter forzare la mano a Letta e Gualtieri li ha assecondati. Solo che ora rischiano l'effetto boomerang perché a questo punto la candidatura dell'ex ministro dell'economia, se non bruciata, è quantomeno molto indebolita. E diciamo, questa stessa tesi ve la racconta, quindi. Diciamo, due indizi si avvicinano a fare una prova. Fabio Martini sulla stampa, sempre ben informato su queste questioni, che diceva è stato un modo dei quadri romani del PD, dei quadri romani zingarettiani, orfani di Zingaretti, per, diciamo così, forzare la mano, imporre il fatto compiuto, far sì che Letta, diciamo, si trovasse di fronte alla candidatura, peraltro di persona amica a Letta. Con cui avevano fatto un cammino, diciamo, europeo negli anni passati, e quindi diceva: vabbè, a questo punto accetterà per forza. Su Repubblica viene sentito Carlo Calenda, che da un lato, e su questo ha totalmente ragione, rivendica il suo percorso, la sua candidatura, cioè, dall'altro lato, questo diciamo, non se ne adonterà Calenda che è tipo irritabile, fa un po' ridere che lui dica: il PD vuole rompere, diciamo. La sensazione è che sulla rottura, diciamo, Calenda non sia secondo a nessuno. E vedremo a questo punto, i giornali sono incerti sull'esito della vicenda. Qualcuno evoca il tema delle primarie. È certo che oggi Letta parlerà con Gualtieri stesso, oggi o nei prossimi giorni. Si tratta di capire se questo porterà a un cambio di candidato improbabile o a qualche, diciamo, escamotage un po' cosmetico di metodo per far vedere che ok, la candidatura, diciamo, non attraverso il fatto compiuto, il preannuncio dato in autonomia rispetto al segretario e rispetto agli organi. Sulla sostanza politica della questione ragiona Stefano Folli, che evoca Roma come laboratorio del nuovo PD. Secondo quale che sia la genesi della candidatura Gualtieri, Letta è fortunato. Le amministrative a Roma gli permettono di mostrarsi competitivo con i 5 Stelle senza pregiudicare l'alleanza e dunque la coalizione che governa sul piano nazionale. Si intende del resto che non sarà una sfida all'ultimo sangue. Virginia Raggi sembra priva dei numeri e delle carte indispensabili per imporsi al primo turno. La sua sarà soprattutto una testimonianza d'orgoglio, anche rispetto ai 5 Stelle. Quanto al terzo incomodo, vale a dire Calenda, è prevedibile che otterrà un discreto risultato personale. Ovviamente in un vortice di polemiche con il suo ex partito, dal quale si è sentito tradito, ma non abbastanza tavolo apparecchiato dal PD. Gualtieri è senza dubbio un profilo adatto alla competizione romana, con i doti del comunicatore e la conoscenza della macchina amministrativa, ma avrà tempo nei prossimi mesi entrambe. Il problema per il centrosinistra è che battere la Raggi non significa conquistare il Campidoglio. Centrodestra, dopo la stagione dei 5 Stelle, ha sulla carta un'eccellente occasione per riprendersi la capitale. Ma dov'è il personale politico o anche solo il candidato forte adatto per vincere la contesa? Sembra incredibile, ma lo schieramento che è maggioritario nel paese e che governa 14 regioni è diviso e incerto quando parla di Roma. Ecco, mi pare che qui Folli abbia molto ragione, sia nella diagnosi critica a sinistra, sia nella diagnosi altrettanto critica a destra, anche perché il discorso vale pure per Napoli, dove centrodestra sembra orientata a candidare un PM, e a Milano, dove il candidato non c'è. A Torino il candidato c'è, un imprenditore, oggetto peraltro di un articolo molto strano del Corriere Torino, che addirittura evocava rischi di boicottaggio alle aziende dell'imprenditore da Milano, stia attento perché potrebbe subire una cosa di questo genere. Però Folli ha ragione, adesso non divaghiamo su Torino, ma il centrodestra queste amministrative le vuole giocare, le vuole vincere, le vuole perdere, perché poi è clamoroso se tu sei nei sondaggi nazionali alle soglie della maggioranza assoluta, governi in 14 regioni, ma poi se non vinci a Roma, Milano, Torino e Napoli, è evidente che rimetti in corsa quegli altri.
Per fortuna del centrodestra esiste il centrosinistra che riesce a fare autogol da solo. Adesso si ritorna all'appassionante tema della individuazione del vice segretario del PD. No, della vice segretaria, perché come Ciccio Ingrassia nel celebre film di Fellini, Amarcord sull'albero, voglio una donna. E in questo caso però non è Ciccio Ingrassia, ma è una donna stessa che dice voglio una donna, anzi voglio me stessa, la Pinotti. Io vice segretaria, l'importante è dare alle donne responsabilità. E fa sapere la Pinotti che le è tanto piaciuto il messaggio di Letta. Mi è molto piaciuta l'espressione partito di prossimità, che infatti non vuol dire un cazzo, però a lei è piaciuta, che significa essere vicini alle persone. Poi un bel segnale è ripartire dai circoli chiamandoli a esprimersi sulle questioni nazionali oltre che locali, restando aperti all'esterno. Domanda: dopo le polemiche delle ultime settimane, quale ruolo riserverà alle donne il neo segretario? E la ha affrontato con coraggio la questione, scolpendo parole, scolpè, quindi non è che Letta parla, scolpisce parole non solo di circostanza. Mi sembra sia partito con il piede giusto. D'altro canto, sulle donne non possiamo più essere il partito del giorno dopo. Allora, chi l'ha intervista, diciamo, arriva. Andiamo alla sostanza. Si fa il suo nome come vice segretaria del partito accanto a Letta? È così? E la Pinotti. L'importante è che le donne abbiano ruoli di responsabilità e siano messe in condizione di agirla. Rileggo. L'importante è che le donne siano messe in condizione, abbiano ruoli di responsabilità e siano messe in condizione di agirla. Magari si erano anche messi in condizione di prendere un vocabolario e scoprire che agire non è un verbo transitivo, ma è un verbo intransitivo, quindi metterci un pronome come complemento oggetto non va benissimo. Forse alla Pinotti piace la transitività del verbo perché vuole transitare alla posizione di vice segreteria. Va bene, siamo arrivati alla parte finale della rassegna, alle segnalazioni. Va bene, volete prendervi un motivo di sorriso, ah, strepitoso, ve lo ricordate? Questo è, diciamo, è una cosa per buon gustai. Ve lo ricordate il grillino Sorial, deputato indimenticabile fra il 13 e il 18, fra gli urlatori, tra i pasdaran grillini? Poi, non rieletto, era diventato, diciamo, collaboratore di prestigioso di Di Maio, quando Di Maio era al Ministero dello Sviluppo, addirittura messo a capo dei tavoli di crisi, con risultati inenarrabili. Adesso dove viene messo, sempre con nomina di Di Maio, dal no alla TAV passa al vertice della società dei Benetton per il tunnel del Monte Bianco. È fantastico, quindi c'è una società per il traforo del Monte Bianco e ci va il grillino, dopo tutto quello che i grillini, non sappiamo se Soria l'anche, ma insomma, dopo tutto quello che i grillini hanno detto su trafori e cose di questo genere. Restano tre segnalazioni da fare sulla verità. Allora, un pezzo di chi vi parla, ma è indifferente la firma, il punto però è che bisogna chiamare quelli di chi l'ha visto per il decreto sostegno, perché ancora ieri la sottosegretaria Castelli ha detto tranquilli, arriverà nel weekend, forse un consiglio dei ministri venerdì, ma la domanda è, non doveva essere decisionista Draghi anche in economia? Qui si rischia, scrive oggi La Verità, anche sul versante dei provvedimenti economici, lo stesso tipo di delusione che si è avuta sul versante chiusure e riaperture. Questo non solo in termini di metodo che segnala un problema politico, ma anche in termini di merito, perché sul cashback non si capisce che succede, sul sostegno. Se togli, e va benissimo, ci mancherebbe i codici Ateco, però allarghi molto fino a 3 milioni la platea dei soggetti da indennizzare, ma se i soldi sono quelli vuol dire che tanti prenderanno poco poco poco. E terzo, l'abbiamo detto tante volte, quindi non lo ripeto, la questione delle cartelle su cui si rischia veramente che la montagna partorisca un topolino, che ci sia solo la ripulitura dei magazzini delle agenzie delle entrate sulle cartelle vecchie, ma invece sulle cartelle fresche, quelle dal 16 al 20, si faccia poco e niente. Tutte queste domande pone oggi La Verità. Seconda segnalazione dalla Verità, pezzo molto importante di Claudio Antonelli sulle questioni di nuovo geopolitiche e geostrategiche, questa volta guardando al Mediterraneo. Le iniziative della difesa
il ministro Guerini in modo positivo e anche, diciamo, la diplomazia dei militari che tira le fila nel Mediterraneo per prendere il fronte sud. Insomma, dopo tante umiliazioni, qualcosa si muove da parte della politica italiana per evitare che dalla Libia ad altre partite tutte, diciamo, si risolvano in modo negativo per noi. Tra analisi e prospettiva, Claudio Antonelli, ve lo raccomandiamo assolutamente. Come invece vi raccomandiamo, ma in questo caso per arrabbiarvi un po', quindi occhio al caffè, il bel pezzo di Carlo Cambi sull'ultima prodezza di Walter Ricciardi. Ve lo ricordate? Sempre lui, consulente, eccetera, eccetera. Adesso si rifà sostenitore perfino di un'altra cosa anti-italiana, cioè quel semaforo rosso, eccetera, chiamato Nutri-Score, che invenzione europea per fregare i cibi italiani con grassi, con latticini, con zuccheri, eccetera, per indicare quelli come pericolosi. Beh, invece i formaggi francesi fanno un gran bene, le carni tedesche fanno un gran bene, e Ricciardi vuole rovinarci pure il menù, spiega Cambi. Il consigliere di Speranza si unisce ai francesi per l'adozione di Nutri-Score, il bollino europeo che marchierebbe come dannose le nostre eccellenze. Salvini chiede le dimissioni, ma fa bene, cambia una dichiarazione, oltre a quelle recenti, ma una del 18 particolarmente eloquente della visione del mondo di Ricciardi, allora presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che disse: sono a favore della tassa sullo zucchero e sono convinto della bontà del Nutri-Score perché, siccome gli italiani sono degli analfabeti, non sanno leggere le etichette. Poi gli analfabeti però pagano anche gli stipendi agli alti burocrati pubblici. Va bene, si fa per dire. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. Noi ci risentiamo questa sera alle 19, appuntamento da non perdere, con il condirettore Massimo De Manzoni. Domani mattina alle 7 rassegna con Francesco Galietti, come ogni giovedì. Da qui ad allora l'augurio della migliore giornata, l'invito a passare in edicola a prendere la verità e anche ricordatevi che se questa rassegna è un servizio minimamente gradito, speriamo, è gratuito, che viene offerto, come si dice, in modo free a tutti, e dice come lo si può compensare? I democristiani dicevano con una preghiera, noi laici diciamo con un pensiero gentile, ma quelli pro mercato dicono anche comprando in